Oh, I knew you would call back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just sneak in slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me. Just tell me louder if you're loving me. Just love me harder, have no mercy on me. Tell me louder if you're loving me. Girone d'andata da capolista, guardando con merito tutti dall'alto. Chiudere l'anno nel migliore dei modi, con una vittoria da grande squadra. Chiudere con un sorriso e tanta speranza, un decennio di poche gioie e tanti dolori. Domenico Conte di Pozzuoli, buonasera da Giulio Alfano e benvenuti a Putiolana Casoria. Il pallone comincia a rotolare, in bocca al lupo ai tifosi granata. Palumbo premia l'inserimento di Conte su di lui. Napolitano arriva e la fischio, c'è calcio di rigore per la Putiolana. Sistema il pallone accuratamente il bomber. Parte Palumbo, palla da una parte, portiere dall'altra, la Putiolana è in vantaggio 1-0. Rigore calciato con maestria, spiazzando l'estremo difensore avversario. Il bomber è tornato. Da Carponi a Cirelli, cerca la conclusione. Di Mauro respinge. C'è spazio per la pietra in posizione regolarissima. Dentro per Conte! Il pallone schiaffeggia la traversa e si insacca per il raddoppio granata. Putiolana 2, Casoria 0. Segna Conte. Molto bravo la pietra. Serve un bel cross di piatto. Conte al centro dell'area sfrutta lo spazio a sua disposizione. Sardo Palumbo di prima intenzione. Per Autieri si libera lo spazio per il sinistro. Conclusione larga, bella azione però. Sardo Follera è tutto solo. La parata di Maiellaro. Se acabò la prima metà, Putiolana 2, Casoria 0. Il pallone ricomincia a rotolare, buon divertimento ai telespettatori di Planet Web TV. Gioia lì. Dentro per Avoglio, Di Mauro c'è. De Rosa,
Larga memoria per la pietra. Bello il controllo a seguire. La pietra cambia passo con il destro. Trova il gol del 3-0. Una rete bellissima da parte del gioiellino Granata. Da rivedere il primo controllo con il quale riesce ad eludere il tentativo di rimonta del terzino della Casoria. Cambia marcia e con il destro trafigge il portiere. Parte Sardo. Parata. Ci prova il Casoria. Cirelli protegge il pallone con il corpo, va con il mancino, largo. Avanza palla al piede, Gioielli, ancora Gioielli, largo per Cirelli, c'è spazio per lui. Di Mauro, il pallone rimane lì e arriva il gol della Casoria con Avolio. Difesa della Puttiolana che non è riuscita ad intervenire sulla respinta del portiere, anche un po' di sfortuna, ne ha approfittato il Casoria. Se acabó el partido, la Puttiolana vince 3-1 e chiude meritatamente in testa il girone d'andata. Da parte di Giulio Alfano, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con la programmazione di Planet Web TV. Mister Ciaramella, andare subito in vantaggio vi ha dato la tranquillità e la serenità per imporre il vostro gioco. Sì, sicuramente ci ha aiutato molto l'1-2 iniziale che ci ha messo subito in discesa la partita e abbiamo gestito abbastanza bene il vantaggio, anche se oggi sto campo ci ha un po' condizionato nel gioco, nei fraseggi, perché siamo abituati ad allenarci sul sintetico dove riusciamo a giocare un po' meglio. Nel palleggio oggi, nonostante abbiamo fatto un'ottima partita perché i ragazzi hanno comunque lottato, hanno fatto anche belle cose, squisitamente l'aspetto tecnico oggi è venuto un po' meno, però va bene così. L'importante era vincere contro un avversario ostico, forte, ben allenato da De Michele, però possiamo fare meglio, secondo me. La partita contro l'Albanova come sarà? È una partita difficilissima, l'abbiamo già incontrato 3 volte, è stata sempre dura giocarci contro, batterli perché sono forti in tutti i reparti, una squadra costruita comunque per fare un campionato importante, per arrivare almeno nei playoff, quindi sarà una partita molto molto difficile, come d'altronde ne saranno tutte quelle là che andremo ad affrontare nel girone di ritorno, perché adesso siamo la capolista e di conseguenza contro di noi tutti quanti vorranno far bella figura, vorranno comunque metterci il bastone tra le ruote, però è chiaro che noi ci prepareremo alla grande, come abbiamo sempre fatto, con grande umiltà, grande applicazione, e cercheremo di arrivarci nel miglior modo possibile a questa gara. Massimo Conte, autore di uno dei gol della Puttiolana, primo gol stagionale, che emozione provi? Sì, il primo gol stagionale qui a Pozzuoli, ovviamente. Niente, che dire. Non c'era, come dire, esordio in casa più bello, anche se avevo giocato anche con la Fragolese uno spezzone di partita. E purtroppo il portiere fece una parata lì all'ultimo e mi aveva negato la gioia del gol. Oggi fortunatamente sono riuscito a fare gol, siamo riusciti a fare una, secondo me, una buona prestazione. Sicuramente si può fare meglio, però era l'importante comunque vincere, portare a casa questi 3 punti, finire il campionato lì primi in classifica, ovviamente il girone di andata e niente, secondo me abbiamo fatto una buona prova, ora dobbiamo pensare già a domenica, perché purtroppo per noi non ci sono state vacanze, quindi ora inizieremo da martedì a preparare la partita di domenica, che sarà un'altra battaglia qui in casa contro l'Albano. Che obiettivi vi ponete per il nuovo anno? Ovviamente è bello stare lì sopra, noi obiettivi a lungo termine secondo me non dobbiamo porceli, dobbiamo cercare di guardare partita dopo partita, abbiamo una partita con l'Albanova, poi mercoledì abbiamo una partita di Coppa Italia per poi rituffarci in campionato, quindi io penso che dobbiamo affrontare ogni partita singolarmente e cercare di fare il meglio possibile ogni domenica e ogni partita che affronteremo poi successiva. Direttore sportivo Cavaliere, come valuta questa prima parte di stagione? Voglio dire, la valuto, come dicono i risultati, è più che positiva e va oltre ogni più rosea aspettativa per quello che eravamo all'inizio.
Stiamo facendo quello che ognuno di noi sperava di fare, però nel calcio poi fra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Noi ci stiamo riuscendo e andiamo avanti per la nostra strada senza fare voli pindarici. Noi sappiamo benissimo chi ha fatto calcio che conta poco il campione d'inverno, il campione di primavera, conta essere vittoriosi alla fine, e noi siamo sicuri e siamo convinti e ne sappiamo benissimo che la strada è ancora lunga e le squadre che competono con noi sono ottime squadre. Come sono questi tifosi? Come sono questi tifosi? Ma che Pozzuoli sia una piazza da altre categorie, questo non sono io a dirlo, ma voglio dire, lo dice la storia, lo dicono i fatti, sono eccezionali. E giocare davanti a tanta gente, entusiasta, fa sempre piacere ed è sempre bello. Noi avevamo questa fiducia quando il presidente ha preso questa società e loro ce la stanno ripagando alla grande, però devo anche dire, mio malgrado, perché non sono abituato ad elogiare le cose che si fanno, devo anche dire mio malgrado che anche noi stiamo mantenendo le nostre tra virgolette promesse fino a questo momento. Quindi voglio dire, devono avere fiducia nel progetto tecnico, nel progetto societario e essere sempre come oggi fiduciosi, perché noi siamo convinti di essere una squadra forte, siamo convinti che ce la possiamo giocare con tutti fino alla fine, e dico che il campionato è ancora lungo. Mister De Michele, il rigore all'inizio vi ha tagliato un poco le gambe? Sì, hai detto già tutto con questa domanda. E ovviamente che la Puttalana è una grande squadra, non lo dico io ma lo dicono i numeri, però noi non siamo questi qua. Purtroppo quando c'è una squadra con poca personalità, se tu riesci a mantenere la gara sullo 0-0, sicuramente vedevamo un altro Casore e vedevamo un'altra partita. Perché non solo il calcio di rigore, ma dopo due minuti una grande squadra, dopo ci ha demoralizzati, infatti sbagliavamo le palle che sembravano facili, l'abbiamo fatta diventare difficile. Dall'altra parte ci può far bene, perché mettiamo i piedi per terra e capiamo che noi siamo una squadra di operai. Se facciamo gli operai possiamo fare bene, se ci sentiamo fenomeni non andremo da nessuna parte. Nel secondo tempo avete spinto di più? Non direi, è stata una spinta leggerissima, direi più un calo della Puttalana che mentalmente stava su 3-0, che noi abbiamo spinto, abbiamo fatto secondo me molto molto di sotto delle nostre possibilità, anche sul piano della grinta, della determinazione, mi aspettavo un'altra squadra o un'altra partita.